Appello agli alleati del centrodestra e a Civici, cioè a Libertà e Azione di Tonia Paolucci, per le prossime elezioni amministrative di Lanciano. Noi ci siamo, dicono Fratelli d'Italia, per costruire l'alternativa al sindaco Mario Pupillo e alla sua maggioranza di centrosinistra. Ma la conferenza stampa della segreteria regionale con Ethel Sigismondi a Lanciano vuole essere anche una risposta allo scatto in avanti della Lega, che per Lanciano e per Vasto ha detto di avere pronti i propri candidati a sindaco. Non abbiamo il tavolo al quale invitare qualcun altro, abbiamo un tavolo da frequentare, un tavolo da costruire e se serve Fratelli d'Italia ha gli uomini e le donne in grado di guidare anche questa sfida amministrativa. Non possiamo tacere che l'ambizione c'è, esiste, è legittima, ma non è pregiudizievole di qualsiasi altra iniziativa che nell'ambito del centrodestra dovesse rafforzare le possibilità di vittoria. Il nostro obiettivo, così come vincere Chieti, è quello di vincere Lanciano, è quello di vincere Vasto, è quello di vincere Francavilla, San Giovanni Tatino e tutta la miriade di, per quello che riguarda anche il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, dove è possibile vincere in tutti i piccoli comuni che andranno a rinnovo nel 2021. In conferenza stampa è stata presentata anche la nuova portavoce di Fratelli d'Italia a Lanciano, è Ombretta Mercurio. E la coerenza che abbiamo sempre dimostrato nei confronti degli alleati, il partito di una coalizione, la nostra, che assieme al coinvolgimento di alcuni attori civici avrà il compito di far tornare la nostra città ad essere il fulcro economico e sociale del nostro territorio, mettendo finalmente la parola fine a questi 10 disastrosi anni di amministrazione Pupillo. Fratelli d'Italia c'è, Fratelli d'Italia cresce, Fratelli d'Italia vince, in tutta Italia come a Lanciano.